In Europa sono 1.600.000 i contagiati e 150.000 i morti a causa del Covid-19. I contagiati sono il 42% rispetto al dato globale di 3.800.000 casi, i decessi il 57% rispetto ai 264.000 morti nel mondo. Nel continente europeo dal 12 aprile abbiamo visto una diminuzione dei casi segnalati ogni giorno, ma la situazione rimane molto fragile, ha dichiarato oggi Hans Kluge, direttore generale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In tutta Europa la ricaduta resta in agguato se la transizione alla fase 2 non viene pianificata con attenzione e gradualità, ha aggiunto Kluge. La Francia comincerà ad allentare le misure restrittive dall'11 maggio, riapriranno 400.000 aziende e l'80% delle scuole. La Gran Bretagna, paese con più morti in Europa, oltre 30.000, domenica sera annuncerà le prime tappe della fase 2. Sempre secondo l'OMS Europa, tra gli effetti negativi della pandemia del 60% di donne vittime di violenza domestica. Negli Stati Uniti, paese più colpito al mondo con oltre 1.200.000 contagi e 73.500 morti, la perdita di lavoro è tra le conseguenze più pesanti della pandemia. Oltre 3 milioni nuovi disoccupati in una settimana. Sulla Cina pesano i sospetti che la pandemia abbia avuto inizio prima di quanto comunicato ufficialmente. Sempre più atleti, infatti, stanno raccontando di essersi ammalati ad ottobre durante i giochi militari a Wuhan.